siamo stressati, siamo molto, molto provati e siamo, cioè, niente giustifica questo che abbiamo fatto. Comunque chiediamo scusa a tutti, alle famiglie e principalmente agli anziani. Vi pentite, insomma, di ciò che avete Certo, fatto? certo. C'è chi ha deciso di chiedere scusa di fronte alle Avete parlato telecamere, di chi invece preferisce turni, restare insomma, chiusa nel suo particolarmente silenzio. fatiche. Non si rilasciano dichiarazioni, arrivederci. Nemmeno le scuse per quello che, insomma, è successo e è ripreso, insomma, dalle telecamere? Questa mattina ad Arezzo si è svolto l'interrogatorio di garanzia di fronte al GIP a Giampiero Borraccia per i 7 operatori della casa di riposo degli orrori di strada in Casentino, nel comune di Castel San Niccolò, accusati di maltrattamenti nei confronti degli ospiti. 7 in tutto gli indagati, 6 dei quali sospesi dalla professione sanitaria per un anno. Ad incastrarli le immagini shock immortalate dalle telecamere nascoste installate dai carabinieri all'interno dell'ospizio, schiaffi, insulti e soprusi nei confronti delle anziane vittime non autosufficienti. Perché però è successo quello che è successo? Avete detto che eravate stanche dei turni di. Certo, eravamo stanchi, sì. Doppi turni, struttura fatiscente, nessun tipo di controllo. E di notte. Arrivederci. Di notte eravamo soli, una persona sola con 18 utenti. Le indagini erano partite grazie ad una segnalazione di un operatore della stessa struttura che aveva denunciato i metodi dei suoi colleghi ai militari di Bibbiena. 3 degli indagati questa mattina hanno deciso di rispondere alle domande del GIP, gli altri si sono avvalsi invece della facoltà di non rispondere. In questa fase si è avvalsa la facoltà di non rispondere, poi però quando avremo cognizione dei fatti io spero e credo che la sua sia una posizione che vada valutata in modo diverso da quello che è apparso nei giornali in questi giorni. Nessuno infine ha avanzato la richiesta di sospendere o interrompere il provvedimento dell'interdizione.